E buongiorno e benvenuto sulle Talk About. In questo video parleremo di soundbar e vedremo quali sono le migliori da acquistare per ogni fascia di prezzo. Ne parliamo ovviamente dopo la sigla. Prima di cominciare, come sempre, ti chiedo di lasciare un bel like su questo video. Io rilascio questi contenuti sempre in modo completamente gratuito, ma un modo che hai per sostenere il mio lavoro è proprio lasciando questo piccolo like. A te non costa nulla, ma credimi, a me mi aiuti veramente tanto. Altra cosa che ti chiedo, se non l'avessi già fatto, di iscriverti al canale e premere sulla campanella, così verrai aggiornato non appena pubblicherò un nuovo contenuto. Dunque, dicevamo, le soundbar. Intanto sembra scontato, ma a che cosa serve la soundbar? Beh, ovviamente serve per aumentare la qualità del nostro televisore in modo sensibile o in modo decisamente ottimo. È un dispositivo molto facile da installare, molto più facile che installare un impianto, ed è un dispositivo che ha varie sfumature di prezzo. Si parte proprio da prezzi molto economici fino a prezzi alti e si arriva anche a prezzi comunque importanti. Partiamo però con le soundbar di fascia più bassa. Queste soundbar servono per aumentare la qualità dell'audio se hai un televisore magari un po' datato, un po' vecchietto, oppure se magari hai comprato un televisore di fascia molto bassa, anche perché la prima cosa che viene tagliata per abbassare il prezzo di un televisore è proprio l'audio. Quindi se hai speso poco per un TV, sicuramente l'audio sarà pessimo. In questo caso ti può bastare una soundbar di fascia bassa. Voglio parlarti di un'azienda che si chiama Ultimea o Altmea, non so neanche io come si pronuncia, che comunque mette sul mercato parecchie soundbar economiche. Economiche vuol dire anche meno di 100 euro, che comunque fanno un lavoro molto buono su quella fascia lì. Quindi appunto, se hai un TV molto vecchio o sei speso molto poco per un TV e vuoi incrementare l'audio senza spendere altri soldi, perché magari appunto hai speso pochissimo sul televisore e non ha senso spendere 250 euro di soundbar, me ne rendo conto, quindi magari vuoi con pochi soldi aumentare l'audio pessimo del tuo televisore, comprare queste soundbar può essere la scelta giusta. Spesso hanno anche un subwoofer dedicato, quindi comunque anche sulle frequenze basse si comportano abbastanza bene, spendi poco e vai appunto a incrementare la qualità audio. Qua sotto in descrizione ti lascio le migliori offerte. Sappi che saranno divise per fascia di prezzo, quindi ci saranno offerte di soundbar molto economiche fino ad arrivare appunto a soundbar molto costose. Troverai davvero tutto, i link qua sotto io li tengo sempre aggiornati, quindi anche se guarderai questo video dopo mesi che l'avrò pubblicato, i link qua sotto saranno comunque sempre aggiornati, quindi dacci un occhio. Alzando però un po' la qualità, quindi andando sulla qualità media o anche medio-alta, possiamo andare a guardare le due aziende coreane molto famose, ovvero Samsung ed LG. Samsung ed LG rilasciano molte soundbar sul mercato, coprono appunto la fascia media fino alla fascia medio-alta. Ovviamente, essendo che queste aziende producono anche televisori, queste soundbar sono pensate soprattutto proprio per migliorare l'audio dei loro televisori. Infatti si parte più o meno dai 100 e qualcosa euro fino poi ad aumentare il prezzo. Ovviamente qua dipende a che TV la vai a associare. Se hai un TV di fascia alta, fai attenzione, perché magari comprando una soundbar di questa fascia qua rischi addirittura di peggiorare. Ti faccio un esempio: ti sei comprato magari il top di gamma OLED Sony, che monta l'audio Acoustic Surface, che è un audio molto evoluto, insomma è uno dei migliori audio integrati a un televisore. Se ci vai a mettere una soundbar di 150 euro di LG, sicuramente vai a peggiorare l'audio, quindi fai attenzione. Queste sono comunque soundbar di fascia media o medio alta, vanno bene per quei TV appunto di fascia media dove l'audio non è terrificante, ma non è neanche nulla di che. Va detto però che in queste fasce di prezzo, quindi intorno ai 200 300 l'intorno, insomma, si può già anche parlare di Dolby Atmos. Il Dolby Atmos con le soundbar viene fatto praticamente aggiungendo degli altoparlanti proprio sopra la barra. Questi altoparlanti metteranno del suono che andrà verso l'alto, rimbalzerà sul soffitto e farà una specie di effetto tridimensionale, come se l'audio arrivasse appunto dall'alto. Tutto questo combinato a un effetto stereofonico e surround virtuale ci va a creare un audio coinvolgente, nonostante la cassa da cui arriva l'audio sia comunque soltanto una. Quindi avete la vostra soundbar centrale, dentro questa soundbar ci sono più casse, ma nonostante l'audio abbia solo una direzione, tramite rimbalzi, insomma, l'audio sembra che provenga un po' da tutte le parti. Qua più spendiamo e più questo effetto è fatto meglio. Quindi ci sono soundbar magari da 100 e qualcosa che hanno già il Dolby Atmos ma non hanno grandi risultati, ma se alziamo un po' la sticella del prezzo ci possiamo anche comprare una soundbar con un Dolby Atmos con un effetto, diciamo, decente.
qua si cominciano a comportare bene anche i subwoofer, che su questa fascia di prezzo diventano molto più potenti, quindi se ci piace il suono da cinema bello potente con dei bassi molto potenti, anche qua alzando un pelino la asticella del soundbar possiamo sicuramente avere i bassi come piacciono a noi. Per chi ha problemi di spazio però ci sono le cosiddette soundbar all-in-one. Cosa vuol dire? Vuol dire che queste soundbar non hanno un subwoofer dedicato, ma hanno dei woofer interni che emettono loro i suoni bassi. Qual è il beneficio di questa soluzione? Beh, intanto lo spazio, ovvero con una soundbar facciamo tutto, non dobbiamo avere lo spazio anche per il subwoofer, ma più che altro gli ingressi, perché in questo caso il dispositivo usa soltanto una presa di corrente che alimenterà appunto la barra e non userà la seconda presa di corrente per il subwoofer. Tutte le soundbar invece con barra più subwoofer hanno bisogno di due prese di corrente, una per alimentare la barra, l'altra per alimentare il subwoofer, e ormai tutte quante hanno il subwoofer collegato in wireless, quindi fortunatamente non serve più un filo che collega barra e subwoofer, ma i due dispositivi si collegano in wireless, ma vanno comunque entrambi alimentati. Se vogliamo ancora alzare l'asticella e vogliamo appunto avere anche delle soluzioni all-in-one molto interessanti, possiamo andare su Bose. Bose è sicuramente un marchio che avrai già sentito. Bose fa le cose sempre bene, quindi è difficile trovare una cassa Bose che suona male, probabilmente è impossibile, quindi queste soundbar suonano sempre molto bene. Si sono un pochino specializzati proprio in quelle soundbar all-in-one, quindi se cerchi una barra che abbia tutto insieme e non vuoi subwoofer, sicuramente dai un'occhiata alle soluzioni di Bose, perché ce ne sono davvero tante. Hanno suoni molto potenti, molto bassi, anche senza il subwoofer. Hanno dei woofer molto potenti installati nella barra, buonissimo il suono tridimensionale, buonissime anche quelle con il Dolby Atmos. Quindi se cerchi qualcosa di compatto anche qua puoi trovare soluzioni, ma ci sono anche soluzioni sempre di Bose molto grandi come soundbar, quindi la barra è molto lunga, di conseguenza hai molti altoparlanti interni, ma senza subwoofer. Quindi comunque hai ottimi alti, ottimi bassi e ottimi effetti tridimensionali. Assolutamente da prendere in considerazione le Bose. Come sempre le offerte le trovi qua sotto in descrizione. Come non menzionare però le Sonos. Sonos è un'azienda che in questi anni è cresciuta tantissimo e offre prodotti con una qualità d'audio davvero eccezionale. Oltre ad avere una qualità audio eccezionale, queste barre sono studiate anche nell'estetica. Ci sono infatti barre molto piccole, molto compatte, all in one ma potenti, mentre ci sono altre barre molto più grandi che utilizzano molto più spazio con subwoofer dedicato, ma sono ovviamente ancora più potenti. Qua il prezzo si alza un po', quindi già con Bose non si può più parlare di fascia media, ma siamo già sulla fascia alta. Beh, con Sonos idem. Con Sonos si parte dalla fascia medio-alta fino alla fascia alta. Si può spendere anche diverse centinaia di euro, ma ti assicuro che il suono di queste soundbar vale assolutamente il prezzo. Se non hai mai sentito l'audio di un altoparlante Sonos, ti consiglio assolutamente di farlo, anche perché hanno una funzione molto interessante queste casse, ovvero possono essere agganciate tra di loro. Ad esempio, posso poi collegare alla mia soundbar delle casse surround, quindi mettere delle casse magari dietro la mia postazione di ascolto e avere un effetto surround vero e non emulato. Anche se qua a parer mio non si parla più tanto di soundbar, ma si parla già di mini impianto, perché comunque non abbiamo più solo un dispositivo davanti comodo eccetera, ma abbiamo già più altoparlanti sparse per la casa, quindi anche solo se abbiamo due altoparlanti surround per gli effetti appunto surround, non si parla più solo di soundbar secondo me, ma siamo già su un impianto. Sonos sul mercato offre appunto parecchi dispositivi, piccoli, grandi, grossi, subwoofer dedicato, subwoofer non dedicato, all in one, c'è un po' di tutto. Dacci assolutamente un occhio se cerchi un dispositivo di alta qualità. Se parliamo di alta qualità però siamo costretti e obbligati a parlare anche di Sony. Sony è praticamente costretta a rilasciare delle soundbar di alta qualità. Perché? Beh, è facile spiegarlo. Come detto in precedenza, questi dispositivi servono in primis per migliorare l'audio del TV. Poi è vero, possiamo anche collegarci lo smartphone per ascoltare la musica, possiamo fare un po' che ci pare, ma nascono come miglioramento dell'audio del TV. Che succede però? Succede che Sony ha i migliori TV per quanto riguarda l'audio, punto e basta. Ovvero l'Acoustic Surface Plus che utilizzano i TV Sony è eccezionale. Detto in breve come funziona questo sistema, ho già fatto dei video dedicati dove te lo vado a spiegare, magari te lo metto qua sotto in descrizione. Praticamente tramite la vibrazione del pannello vengono emessi suoni più alti e anche quelli medi, e con dei woofer messi dietro il televisore vengono riprodotti i suoni bassi. Che risultato però si ha ad avere un audio del genere su un televisore? Si ha che se io compro una soundbar di fascia media e la vado a collegare, vado a peggiorare l'audio, quindi diventa inutile comprare una soundbar.
Sony lo sa benissimo, di conseguenza non può permettersi di vendere soundbar del cavolo, perché se io mi compro un bel TV Sony e poi compro una soundbar di Sony, devo per forza di cose migliorare l'audio. Come ha risolto questa cosa Sony? Beh, l'ha risolta facendo soundbar con una qualità pazzesca. Infatti quasi tutte le soundbar di Sony hanno un audio meraviglioso, addirittura possono fare nero un impianto di fascia media, quindi se cerchi il massimo della qualità devi assolutamente ascoltare questi dispositivi. Ne trovi un po' di tutte le soluzioni, la maggior parte comunque sono composte da barra, bella grossa, bella importante, con un subwoofer che scende parecchio con le frequenze e anche una grossa potenza, così da poter riempire la stanza come si deve. Ci sono anche delle soluzioni, anche qua, con delle casse satellitari da mettere come surround, ma come detto prima, qua si va già su mini impianti o impianti, quindi insomma dipende un po' che cosa stai cercando. Se comunque cerchi una soluzione comodissima e quindi vuoi solo magari attaccare barra e subwoofer con solo due prese di corrente, senza dover cercare troppo spazio nella tua stanza, assolutamente da prendere in considerazione le soundbar di Sony. Questi prodotti hanno solo un grandissimo problema, costano tanto. Costano tanto, ma sappi che l'audio funziona così. L'audio, se suona bene, costa tanto. Non esiste un audio che suona bene e costa poco. A differenza di tutto il resto della tecnologia, l'audio non galoppa così velocemente. Ovvero, magari cambiano le codifiche, ma una cassa che suona bene oggi suonerà bene anche tra 20 anni, quindi comunque investire sull'audio se compri il prodotto giusto è sicuramente una cosa molto sensata. Per questi prodotti bisogna sempre stare attenti, perché si rischia davvero di beccare una mega offerta e pagare molto poco un prodotto che in effetti vale parecchi soldi, quindi fai attenzione, guarda sempre qua sotto in descrizione, perché se dovessi beccarmi una mega offertona sicuramente te la vado a postare, quindi controlla sempre. Ovviamente gli ultimi prodotti di cui abbiamo parlato, quindi Bose, Sonos e Sony, sono prodotti pensati se vuoi il massimo possibile dall'audio del tuo TV senza dover costruire un impianto. Non esiste soluzione migliore che comprare uno di questi prodotti. È ovvio che un impianto fatto bene, fatto ad hoc, è meglio, è sempre meglio, però qual è il problema? Il problema è che serve lo spazio, quindi devi comunque poi pensare dove posizionare tutti i satelliti, serve un amplificatore dedicato, lascia perdere i kit prefatti sono giocattoli, quindi se vuoi farti un impianto sappi che devi comprarti le casse, scelte le casse, sceglierai un amplificatore corretto per andare a pilotare quelle casse e ti farai il tuo impianto. Diventa tutto un po' più complicato, ma i risultati sono sicuramente superiori. Per quanto riguarda è meglio fare un impianto o è meglio utilizzare una soundbar, qua ci si può aprire un dibattito lunghissimo e io ho fatto già un video proprio su questo argomento. Non è più nuovissimo, ma è ancora assolutamente valido. Ti lascio anche questo video qua sotto in descrizione. Se sei indeciso se fare un impianto o comprare una soundbar, guardalo assolutamente, perché vedrai che poi avrai le idee molto più chiare. Io ti ringrazio di essere arrivato fin qua, se non l'avessi già fatto ti chiedo ancora di lasciare un bel like su questo video, perché mi aiuteresti davvero tanto a far crescere questo canale, e se non l'avessi già fatto ti chiedo anche di iscriverti al canale e premere sulla campanella. Io ti ringrazio ancora e noi ci vediamo nel prossimo video.